Fabrizio Corona fa un attacco diretto a quella che oramai è già la sua ex fiamma, Asia Argento. Ecco di cosa l'ha accusata in una recente intervista. In una recente intervista a Repubblica Asia Argento ha confermato la separazione da Fabrizio Corona in quanto le persone non facevano altre che speculare sul loro rapporto. Nelle ultime settimane se ne sono dette molte sulla loro storia d'amore e infatti c'è stato anche chi ha ipotizzato che i due avessero stipulato un contratto per avere un ritorno in termini economici. Notizie che non sono state gradite dall'attrice romana che ha affermato ho capito che non potevo accettare la piega che stava prendendo la cosa sui media, e ho deciso di chiudere con Fabrizio Corona. Le parole di Fabrizio Corona a Uno Mattina. Fabrizio Corona ha successivamente commentato le ultime dichiarazioni di Asia Argento a Repubblica. L'ex re dei paparazzi è stato intervistato a Uno Mattina, programma condotto da Federica Panicucci. Senza peli sulla lingua, Corona ha commentato così l'intervista rilasciata dalla sua ex fidanzata. Io penso che i giornalisti dovrebbero cominciare a fare il loro lavoro. Avrebbero dovuto farle solo una domanda. Ma c'è andato Fabrizio Corona a parlare della storia d'amore o ci sei andata tu? Perché nessuno l'ha obbligata a salire sulla giostra. Fabrizio Corona ha poi aggiunto La domanda è: ha fatto 5 ospitate televisive. Allora le piaceva? Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli insieme. Durante l'intervista a Uno Mattina la padrona di casa ha anche parlato delle ultime notizie che circolano in rete. Negli ultimi giorni si parla di un possibile riavvicinamento alla sua ex fidanzata, Zoe Cristofoli. Fabrizio ironicamente detto la sua su questa storia, e ha affermato se aspettate ancora un'oretta qui sotto casa scende un'altra ragazza. Dove starà la verità? Sicuramente un po' da ambo le parti quando una storia finisce.